oggi devo dirvi una cosa che avevamo già notato pochi giorni fa quando siamo venuti qui all'assemblea che c'era stata, cioè che ci sembra veramente di stare a casa, ci sembra di stare in un altro pezzo di questo territorio che resiste, che lo fa con dignità, che lo fa stando tutti insieme, lo fa con una manifestazione come quella di oggi, con i blocchi agli espropri, con tutto quello che rappresenta oggi l'opposizione al Terzo Valico. Io, guardate, ogni volta che mi capita di essere qui provo un'immensa gioia e credo che tutti noi dalla valle non possiamo che provarla, e non solamente perché ci accomuna la lotta, ci accomunano i simboli, non ce ne frega niente di quali siano le assi, no, del traffico tra nord, sud, est, ovest. Stiamo dimostrando che questa lotta è una lotta per il proprio territorio, per il futuro nostro, per il futuro di tutti, non ha confini, non ha momenti di bassa rispetto a tutto quello che c'è. Noi siamo qui veramente contenti di esserci, veniamo da un momento importante, in valle si continua a resistere giorno dopo giorno, si sa e lo sapete, ma stare qui oggi è veramente uno di quei motivi per cui è importante una volta in più riuscire a resistere in Val di Susa, come venire qui e vedere che sia ancora una volta la lotta e la resistenza lo strumento per difendersi e per poter cambiare. E farlo oggi mentre leggiamo qua dai telefoni, visto che ormai si riesce, le notizie dal Parlamento, quando stanno tentando di rieleggere Giorgio Napolitano come Presidente della Repubblica, o tutto quello che in questi giorni stiamo vedendo, guardate, credo che oggi questa sia la medicina migliore. Mentre da una parte c'è una noia mostruosa fatta di accordi, di accordicchi, dove il nostro futuro non è mai preso in considerazione, essere qui oggi tutti insieme sotto una bandiera no-TAV a dire una cosa assolutamente chiara come quella di opporsi al TAV e difendere il proprio futuro, credo sia il vero antidoto a tutto quello che stiamo assistendo. Grazie per l'entusiasmo di oggi, grazie per tutto quello che facciamo insieme, dovremmo ringraziarci tutti, e il mio saluto arriva dalla valle che resiste per un territorio in lotta. Un bella ciao, bella ciao, bella ciao.